Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Ovviamente, come leggete dal titolo, Gratta e Vinci. Ho trovato questi Gratta e Vinci anni 70. Ho visto che sono nuovi e volevo provarli. Costano 3 euro. Volevo prendere anche quello testa e croce di 50 centesimi. Ho provato a chiedere, ma mi hanno detto che troppa gente hanno comprato quei Gratta e Vinci e non, ovviamente non gli arrivano più. Per cui sono stata sfigata perché volevo quei Gratta e Vinci di 50 centesimi di testa croce che erano divertenti e invece da me non li vendono più. Per cui vabbè, ho trovato questi che sono nuovi, ho preso questi due. Per il momento ho preso questi, poi se trovo altri Gratta e Vinci nuovi prenderò anche quelli nuovi. Comunque, se non avete visto gli altri video che ho fatto, gli ultimi video che ho fatto dei Gratta e Vinci e non sapete cosa mi è successo, andate a vedere quei due video. Io adesso inizio a grattare, ma questa volta faccio diversamente e non come prima. Detto questo, vediamo e speriamo di vincere qualcosina, per cui guardate tutto il video. Allora, spero che questa inquadratura va bene. Comunque, iniziamo. Ci sono tre giocate. Questi sono i numeri dei simboli miei, per cui iniziamo con i simboli. Allora, cuore, arcobaleno, rivista, tenda. Iniziamo con la prima giocata. Intanto faccio ancora lo zoom. Allora, scarpa. Gratto così perché sennò voi non vedete niente. Se io metto la mano così, non lo vedete. Comunque, sole, che non ce l'abbiamo. Valigia. Giocata 2. Pantaloni. Disco. E zaino e neanche la seconda giocata. Direi che iniziamo bene questo Gratta e Vinci. Proviamo a vedere la terza giocata. Speriamo bene, almeno qualcosina, non dico tanto, ma mano, musica e fuoco alla grande. Proviamo qua sotto a vedere pennello. E per finire farfalla. Invece qua abbiamo la luna che non ce l'abbiamo. Proviamo e incrociamo le dita a vedere qui sotto i. Allora, 1000, 500, dobbiamo trovare ovviamente tutte e tre uguali di. Però allora qua 500, 150 e 50. Direi che questo biglietto è perdente perché non abbiamo trovato lo stesso. D'oggi in poi io gioco così Gratta e Vinci comunque perché così almeno non potete dire niente. Andiamo a giocare l'ultimo. Allora, zaino, sole, roulotte e per finire arcobaleno. Spero che almeno questo vincente, così recupero qualcosina. Allora, vediamo da qua.
Valigia, non ce l'abbiamo. Tenda, non potevo uscire prima nell'altro, no. Disco, niente. Festa, non c'è. Radio, non c'è. E pennello, non c'è. Bene, direi che sono un po' sfigata. Cassetta, farfalla, ma dai, non è giusto. E per finire il palco. Proviamo a vedere sotto. Qua c'è la rivista. Gli occhiali. E il fuoco che in teoria ce l'avevamo nell'altro. Vediamo qua. Almeno i soldi uguali. 15, dai, dai, 15. 5, non ci credo. No. 500. Ok, ho capito che anche questo è perdente. Perfetto, direi che anche questo è completamente perdente. Vai, iniziamo bene. Anche questi due nuovi grattevinci, direi che hanno portato un po' sfiga. Beh, ovviamente non sempre si può vincere ai grattevinci. Io l'altra volta avevo vinto 10 euro. Peccato che 15 euro non l'ho potuti ritirare. Comunque, ho preso questi due biglietti nuovi, ho detto ma... Però lo sapevo già, non ero tanto convinta di vincere su questi biglietti. Non so perché, ma me lo sentivo. Comunque, la prossima volta cercherò di prendere un biglietto da 5 euro e vediamo. Però io sono all'idea che preferisco non spendere tanto. Cioè, se devo prendere un biglietto da 5 euro, preferisco prendere tanti grattivinci che sono più o meno sicura che posso vincere qualcosa. E, peccato che è andata male. Pensavo almeno 2 euro così per recuperare qualcosina anche per un grattevinci e invece niente. Vabbè, sarà la prossima volta. Comunque questa volta ho grattato diversamente. Fatemi sapere se va bene così come a confronto dell'altra volta. E volevo solo dire una cosa, dato che ancora non ho fatto il video dei commenti che ho ricevuto sotto il grattivinci, e volevo dire solo una cosa veloce. Allora, ho ricevuto 2 o 3 commenti dove delle persone false, io le chiamo false perché si nascondono e hanno un canale falso che non è il loro, e allora si credono altre persone, in poche parole. Per cui non sono persone proprio che si mostrano, sia con nome che con la faccia, tramite, diciamo, i canali su YouTube. E questo commento c'era praticamente scritto che ero lenta a grattare, che annoiavo e poi non mi ricordo altre cose, altri commenti più o meno su questo genere. Allora, se... cioè, anzi, dico solo una cosa. Sinceramente, se non vuoi guardare il mio video, non sei, diciamo, obbligata a guardare i miei video, primo. Secondo, cioè, si gratta così. Non è che va grattato veloce, perché anch'io devo vedere praticamente se ho vinto o non ho vinto. Non è che devo stare lì a grattare veloce, eccetera. E poi è normale che io faccia apposta a grattare piano. Perché? Perché se il video non dura 10 minuti, ovviamente non posso guadagnare di più sui video che faccio dei grattivinci. Poi, se voi non sapete come funziona, diciamo, YouTube, sul fatto del pagamento, quando uno fa i video e quando uno ha il canale, direi di stare zitti,
Solo questo dico, per cui voglio rispondere a questo commento, poi gli altri commenti li rispondo in un altro video, solo dicendo questo, io lo faccio apposta perché il video deve durare 10 minuti, così posso, io sono onesta, sinceramente, come gli altri fanno i video su YouTube, che ovviamente lo fanno anche per guadagnare, perché sennò... Cioè, no, ci perdi se tu lo puoi fare come passione, come divertimento, però devi anche guadagnare sui video che tu fai. Perché io, ad esempio, i Gratta e Vinci li pago. La luce che sto usando la pago. La corrente, il telefono, il montaggio del video, tutte le altre cose che voi non vedete oltre al video che... Cioè, pensate... Che è solo un video così e basta? No, ci sono tante altre cose dietro quando noi registriamo i video. Ci vuole anche il tempo, per cui è normale che noi dobbiamo anche guadagnare qualcosa. Allora, non dico che guadagniamo uno stipendio enorme, però qualcosina per recuperare quello che facciamo, giustamente lo dobbiamo recuperare. Appunto, volevo dire questo per il semplice fatto che io i video li faccio durare almeno 10 minuti, specialmente quelli Gratta e Vinci, perché così riesco a recuperare a fare i video dei Gratta e Vinci, perché sennò giustamente non riesci, cioè è normale. Comunque niente, volevo solo precisare e dire questa cosa qua. Se ovviamente non vi piace i miei video, non piace quello che faccio dei Gratta e Vinci, non aprite neanche il mio video, chiudete, basta. Non è che solo perché vedete un titolo, una miniatura della foto, lo dici, oh, che sono curioso, vediamo questa. Cioè, almeno evitate di scrivere questi commenti. Io lo dico per voi, perché per me non mi interessa. Ripeto, io ci guadagno se voi mi scrivete un commento qua sotto. Specialmente sulle cattiverie che voi mi scrivete, per cui dico solo questo: cercate di non rompere le scatole a chi fa questi generi di video, perché ne ricevo, ne, anzi, ne vedo tanti di video che fanno anche gli altri cose allucinanti sotto nei commenti. Dico solo questo. Ok, mi sono dilungata un po' troppo, ma volevo spiegarvi questa cosa qui. Niente, spero che non capiterà più. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e ci vediamo ai prossimi Gratta e Vinci, che giustamente saranno diversi. Anche perché ho visto che quelli di 1 euro c'è solo la monetina, non c'è più il video di Porta Fortuna che era molto bello. A me quello mi piaceva molto. E poi era il mio preferito, e invece così diciamo che l'hanno tolto e non c'è più, c'è solo quella Gratta e Vinci di 1 euro che fa un po' cagare, non mi piace, devi superare almeno 100 e a me non mi piace quel Gratta e Vinci, preferisco grattare questo genere di Gratta e Vinci. Va bene, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!